Ciao a tutti dal vostro Gabboman, eccomi qua, oggi sono tornato con una puntata super mega iper speciale perché ho scoperto un bug eclatante ragazzi, cioè non potete capire, stavo giocando in Coppa Challenge contro Com e ho scoperto un modo per vincere facilmente, naturalmente prima dovete fare un gol perché se no non c'è sta verso di vincere la partita, non è che ci abbiamo la bacchetta magica Quindi ragazzi, adesso con la mia regia in super alta definizione, eccomi qua, tanto sono sempre io, la mia regia so io, faccio un paio di ritaglietti, vediamo un po' se ci riesco ragazzi, adesso andiamo subito alla partita Porto AS Roma, naturalmente AS Roma so io, ho appena segnato, recupero la palla ragazzi, guardate un po', lascio la palla al portiere, siamo a modalità campione e non mi vengono a pressare. Vi volevo far notare, guardate adesso i giocatori come si vanno a sistemare, piano piano si metteranno praticamente ognuno a marcatura a uomo, eccolo là, guardate, a posto. Quando riuscirete a fare questo, vedete, non passano più, il che significa che andremo avanti con il tempo ragazzi e niente, non ci vengono a recuperare il pallone nemmeno a modalità campione. Incredibile, eh? Cioè io non lo so se voi l'avete scoperto, io non lo so, lo stavo facendo non, così alla cazzo di cane, ho detto ma provo a passarli indietro al portiere, vediamo che succede, eccola. C'è da dire però che non succede sempre, quindi quando vi succede che vengono a pressare, voi ricominciate un bel giro palla, buttate la palla sempre mantenendo il possesso, non intendo buttate con cerchio palla a loro, mantenete il possesso, ve ne andate avanti e poi scaraventate la palla al portiere ragazzi, perché quando succede questa cosa, guardate, il tempo scorre, sto al 45esimo minuto e nessuno mi viene a pressare e quindi butto la palla via ragazzi, il primo tempo è bello che è andato. Per farvi vedere che non stavo scherzando e che non è una cosa che è successa così lì per lì, ve lo faccio vedere anche al secondo tempo. Eccoci qua ancora con la mia mitica regia. Guardate, 88esimo minuto ragazzi, sto ancora 1-0. Mi sono fatto tutta la partita così. Ripeto, ve ne accorgete quando vedete che loro si mettono in marcatura a uomo e vedete, non li fanno salire, non c'è verso. Il portiere rimane là e la partita scorre ragazzi. Quindi pure questa se n'è bella cannata. Questa era addirittura la semifinale ragazzi, guardate come esultano, ma che esultate, è una vergogna, una cosa proprio eclatante, vabbè. C'ho un leggero possesso palla a mio favore, circa il 93%, proprio una caccoletta a ciel sereno. Ok, andiamo avanti per dimostrarvi ancora di più che non è una cazzata quello che vi ho detto, adesso vi faccio vedere anche la finale. Questa era, vabbè, la UEFA Champions League, se vincevamo prendevamo un bel argentino UEFA Champions League Stars Week 1. Eccolo qua, finale con Real Madrid, andiamo ancora con la mia mitica regia, subito subito ragazzi, siamo al 90esimo minuto. Guardate, stessa identica situazione, ho passato palla indietro al portiere e nessuno mi viene a pressare. Quindi me la sono praticamente vinta senza problemi. L'unica cosa è che dovete fare un gol, ve lo ripeto, cioè se non fate un gol non andate da nessuna parte. Però mi sembra una cosa minima ragazzi, perché poi la partita scorre che è una meraviglia. E questo naturalmente vale per tutte le partite offline, cioè incredibile. Che vi devo dire, la Konami seguirà il mio canale e sicuramente mo se ne accorgerà e lo correggerà. Quindi fino a che non lo corregge ragazzi, mi raccomando, fatelo a manetta, fatelo a manetta, ciabattella proprio. Oddio, mi è scaduto il mondo, vabbè. Questa qua l'ho vinta ragazzi, naturalmente ho vinto l'argentino. E indovinate un po'? Oh, andiamo subito a pescare, va, dai, contratto. Vediamo un po' chi esce fuori. Agente top, naturalmente questo sarà un pallone oro, io non ci credo che sarà un pallone nero. Vediamo un po', eh. Che do di è. Vediamo un po' chi cazzarola capita. Dai, è così. Spingiamo sempre come al solito alla cazzo di cane. Vai, vediamo che succede. Oddio, oddio. No, li mortacci de zieta. Mamma mia, oh. Chi è questo? Oddio, già che è una faccia comunque bella che non conosciuta. Oddio. Mamma mia, ragazzi miei. Per un attimo ho letto Van der Mirk. Mamma mia, lo scarts player più forte dei PES precedenti. Voi ricordate? Van der Mir, che era un fenomeno. Io facevo giocare più lui che Cristiano Ronaldo. Cioè, Cristiano Ronaldo costava un botto a rinnovargli il contratto. Van der Mir proprio a ciabattella. Ce l'avevamo tutti, però era indispensabile per tutti. Vabbè, dopo questo bel vecchio ricordo, ragazzi, se vi è piaciuto, un bel mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale. Oh, Van der Ville comunque non è male, è un pallone oro, 79
29 del VGG, questo potrebbe diventare pallone nero. Olandese del Paris Saint-Germain, 26 anni, terzino offensivo, addirittura 72 di velocità. Può fare all'occorrenza anche il difensore centrale o il mediano. Quindi diciamo che non ci sputiamo sopra, ragazzi. Dopo questo video rapido, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, che sicuramente sarà una mega video pescata con gli agenti della Week 2. Quindi vi saluto e ciao!